Ehi ragazzi e ragazze, come state? Come estate? Estate? Salve. Bentornati a Pikmin 3. Atterriamo qui. E facciamola finita. È tempo di andare a pescare quel gaglioffo di lui. Gaglioffo per metterla leggera. Ho scorte per 6 giorni, ma ho letteralmente vagato a lungo in questo. Oh, avevo lasciato qua un pigment. Ho vagato molto a lungo qua attorno, quindi penso di essere a posto. E di. Che rimane solo un posto dove andare per trovare lui. Diciamo che questa è la situazione più grave in cui potete trovarvi, che vedete, non è chissà che terribile. Nel senso che avete fatto tutto tranne andare nel luogo dove è lui, ma alla fin fine. Cosa sto dicendo? Non lo so. Credo che questo numero di Pikmin vada bene, non mi ricordo bene come funziona questa battaglia. Mi sembra, mi ricordo rocce e blu. Spero che vada tutto bene. Uno spray farebbe comodo, ma vabbè. Ma per l'appunto non mi sembra che vi segnalano in maniera particolare dove è andato lui. Dovete solo mettervi a costruire ponti a destra e a sinistra, a sfondare muri e a distruggere tutto il possibile, sperando di trovarlo. Ma boh, l'ho descritta come situazione da panico, ma sono molto generosi anche in questo caso. Bene, andiamo. Era da questa parte, in realtà ci sono già andato ieri, però ho oscurato, cioè ho tagliato quella parte di video perché stavo cercando dei cocci. E cosa mi faceva pensare che si trovassero qui? Allora, non so bene cosa ci fa intendere che lui sia qui. Sono già tornato ieri, quindi Alf non dirà niente. Non è. Però lì possiamo vedere, vedete la Dolphin, cara vecchia Dolphin è lì. Non so se. Oh! E quella cos'è? Bene. E distruggiamo sto cristallo, è l'unica cosa da fare, quindi. Let's go! Quarzo. Time to break you. Date, ragazzi. Vi lascio fare. No, meglio. Ah, ok, abbiamo già fatto. E guardate un po' cosa c'è lì dentro. Oh, che carino, un occhiolino. Cos'è, Kirby? Bam 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 bam. Yes! Il mio boss preferito di Pikmin 3. Si chiama Isomobile Paludosa. Allora, prima cosa, ha mobile nel nome. Che per una creatura vivente è fantastico. Seconda cosa è enorme. E boh, col senno di poi è ovvio che tutta l'isoletta era un mostro. Ma io pensavo che sarebbe stato un mostro statico che sparava laser o qualcosa del genere. E poi ritorniamo a una lezione vecchia che vi ho insegnato: tutto ciò che emerge è automaticamente epico. E in questo caso, anche se l'immersione era molto rapida, vale lo stesso. Allora, non mi ricordo bene come si fa. Quegli acquitrini che crea con i passi, credo che siano effettivamente pericolosi, quindi fate attenzione. Qualche Pikmin verrà irrimediabilmente schiacciato. Credo. È il boss più grande della storia dei Pikmin? Probabilmente, sì. La regina. La regina dei coletti era abbastanza massiccia. Ok, e ora è scoperto e posso distruggergli il quarzo con i Pikmin roccia. Go! Oh shit, ok, distrutto. Stava per attaccare in quel momento, ma buona cosa che non l'ha fatto. Vedete che è lì la sua bocca. Oh, mi ha riunito tutti i Pikmin, che gentile. Allora, non ha molti attacchi a parte camminare in modo più rabbioso, ma penso che il bonus. Oh, ok. Oh. Ah, ok, sì, ha anche la schiacciata.
Io posso potrei approfittare per salire sul corpo, ma il modo più semplice di per sé è distruggergli le zampe. Ora è un po' più aggressivo, mi sa che qualcuno verrà schiacciato lì. Forse non li può schiacciare. Boh. Appunto, il vantaggio dei Pikmin blu è che possono attaccare anche dentro gli acquitrini. Sta mosca mi rompe le scatole. Collabori col boss, mosca? Oh, occhio. Sì, ne ha schiacciato uno. Vabbè. Ho messo dei Pikmin. Oh, shit. Sono entrato con le rocce nell'acqua. Vabbè, non è un gran problema. Ok. Non mi ricordo se nella seconda fase c'è bisogno di più di una zampa disabilitata. Ma credo che ne basti una comunque. Ci siamo quasi, è tutta arrossata, quindi... Ok. Venite qua. Allora, il boss ora è vulnerabile. Il problema è che tira fuori la sua lingua ogni tanto. Ed è abbastanza lunga. In teoria non colpisce quelli che ci sono lì sopra, forse? Ah no, ok, perché se li scuote di dosso. Ah, ok. Shit, non era partito all'attacco, vabbè. Adesso se l'è scosso di dosso. Adesso parte l'attacco. Man, è andata male qua. Ho gestito malissimo questi momenti liberi che avevo per attaccarlo. Ok, continuo a lanciarli finché non parte l'attacco. Ok. E ne ha preso uno. Poi a volte gli restano sopra per qualche motivo. Ok, venite qua, la sensazione che parte all'assalto, no? L'idea è di poterglieli lasciare sopra quando sta per fare il colpo con la lingua, ma... Boh. Tornate, ragazzi. Ok, sì, poi si gira per scuotersi cose che sono sopra. Ma appunto, mi sembra che alcune cose sono cambiate dall'ultima volta che ho giocato a questo... Oh, sta schiacciando tutti! Dall'ultima volta che ho giocato. Già con la... con l'ape... mi ricordo che non c'era quel limite... di fargli un tot di danni per ogni fase. Sembra che ci metteremo tutta la giornata a farlo fuori. Sto mostro. Dato con piacere che le sue zampe sono rimaste danneggiate. Quella che avevo già danneggiato prima. Ok. Oh, schiacciati. 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 Sorry, guys. Non so altre tattiche, sinceramente, a parte appunto salirgli sopra. Ok, ragazzi, tornate, per favore. Dobbiamo approfittare. Forse le rocce anche tornano utili, ora che ci penso. Oh, lo stiamo attaccando proprio in faccia adesso. Una volta tanto. Wow, dove mi ha spedito? Ok, ora fa l'attacco lingua. Torna qui, amico. Quella lingua multicolor. Le rocce aiutano, ma non hanno il... Boh, hanno il bonus, immagino che non gli si attaccano addosso. Ah, non devo stare sul coperchio, non è una buona idea, eh. Ok, ora fa la lingua. Vedi, continuano ad attaccarlo questa... Oh, fa il doppio giro, ok, mi ero scordato di questo, dammit. Oh, con lo spray è così rapida la battaglia. Oh god. Ok, un'altra volta dovremo farlo. Mosse di sumo fa. Un gigantesco maestro. Boh, non è di sumo perché non sto cercando di spedirlo fuori da nessuna parte. Ma quel Pikmin lo sta aggredendo, eh. Ok. Wow, questo non me lo ricordo. Oh, sta facendo il verme. Le mosse da disco del boss. Il re della disco.
dell'isomobile. Cioè, l'isomobile è il re. O la regina del formaggio. Non so, la sensazione è che ci ho messo molto meno la prima volta che l'ho affrontata, ma boh. Magari mi dimentico qualcosa di fondamentale. Yay, facciamole fare le sue... sue mosse. Ok. Ora dovrebbe cedere e dovrebbe essere l'ultima fase che gli concedo. Ok. Come back here, guys. È il nostro... No, non per forza, non so se è l'ultima fase. God damn it! C'è la pozzanghera proprio qui. Oh, God. No. Vabbè, alcuni sono rimasti sopra ad attaccare. Adesso fa il doppio giro. Meglio, mi dà più tempo a quelli che sono sopra di colpirlo. Ok. Just do it! Just do it! Vai! Ho scosso il gamepad! No, non lo lasciamo rialzare un'altra volta! Yes! Ok! Oh, è andata l'isomobile, mamma mia! Oh, I love it! Fucking asshole, eccolo lì! Olimar! Ah, eccolo! È Olimar! Sarà ancora vivo? Non che me ne importi. Shh, Brittany, please. Quella è l'astronave di Olimar? Sembra seriamente danneggiata. Alla fine è disposto a farsi mangiare per il dovere del cibo. Innanzitutto dobbiamo riportare Olimar sulla Drake al più presto. Sei sicuro al più presto? Se lasciarlo fuori una notte? O due? O tre? Ok, pensavo che mi sarebbe rimasto più tempo, ma a quanto pare no. Allora, portiamo questo alla cipolla. Ok. Giusto, devo fare una foto. Sequenza di raccolta in corso. Sì, lo riconoscerai, Drake. Lo stesso pezzo di carne dell'altra volta. Ah, ricevo un segnale dalla Drake. Inizia analisi forme di vita raccolte. Tipo losco. Avviato dispositivo di mantenimento parametri vitali. Sequenza di sonno indotto inizializzata. Yes. Non si chiamava così prima, vero? Forma di vita trovata in possesso di scorte di cibo sufficienti per giorni 35 e giocattolo di plastica per bambini. Ehi! Allora è stato proprio Olimar a rubare il nostro cibo. E ha rubato anche la paperottola del capitano. Stanotte lo sveglierò e gli chiederò spiegazioni. Ma non sarebbe un male se non dovesse risvegliarsi. Oh. Sorry, guys. Ok, fate il vostro lavoro. Gli altri capitani. Estraete i Pikmin. E poi abbiamo finito. Ehi, amico. Vuoi essere l'ultimo sacrificio della giornata? Voilà. Mi scoccia un po' che non sono riuscito a fare di più, ma vabbè, sono stato lento ad affrontare il boss. Sì, lo spray più che altro serve a quello, per accorciare i boss, non per altro. Ok. Tanto vale andare al tramonto, direi. È stata una giornata... circa andata bene. Voilà. Abbiamo raccolto una nuova varietà di frutta. Non vedo l'ora di scoprire che sapore ha. Già, abbiamo bozzo polposo anche, che ho lasciato lì al limite l'altra volta. Succo di guacamole. E il globo elegante.
Ah, mi sembra di averlo in mano. Anche se non mi piace molto il suo sapore. Dipende, a volte è troppo dolce. Dovrebbe darmi 3. Mi sembra che il massimo che dà un frutto sono 3 porzioni. Frutto unico. Wow! Cavaletti, abbiamo raccolto la maggior parte dei frutti del pianeta. Già, mancano solo 5 varietà. Anche solo con questi riusciremo a riempire tante pance vuote su Koppai. È la mia. Bene, ora abbiamo di nuovo tutte le nostre risorse. Phew, meno male, abbiamo trovato altra frutta. E ora ne abbiamo fino alla fine dei tempi. Hihihi, abbiamo cibo ancora per un bel po'. Voilà, perso una ventina, sì. 20 pigmin blu, ma abbiamo recuperato. Oh, i rosa perché sono così in alto? No, è normale, vero? Ho portato tutte le api, ora ricordo. I rossi sono ancora quelli messi peggio, ma vabbè. Ho superato i 100 pigmin morti. Yeah! Oh, c'è anche lui lì, guarda. La faccia di lui non l'avevo notata l'altra volta. Non illudetevi, non è che possiamo usarlo durante l'avventura come quarto membro. E, sinceramente, non lo vorrei nemmeno. Anche se il prototipo di Pikmin 3 conteneva 4 personaggi giocabili. Ma, tipo losco. Siamo riusciti a catturare l'abitante di Okotate, il capitano Olimar. Ci ha restituito il cibo che aveva rubato e persino Brittany, che era furiosa, è tornata a calmarsi. Così sembra. Resta da capire cosa sia venuto a fare in quest'area. Mi è parso di vedere una specie di rottame di nave spaziale. Stanotte dobbiamo accertarci della verità. Bene, grazie mille dell'attenzione e alla prossima, dove scopriremo la verità, immagino. Bye bye.